La BIT di Milano, la grande fiera internazionale del turismo, come palcoscenico ideale per presentare la nuova entusiasmante stagione 2020 di Tipicità Festival. Di fronte ad una platea internazionale con il coinvolgimento della grande squadra che sostiene il programma di iniziative contraddistinte dal brand ombrello di Tipicità, a Milano, nel suggestivo padiglione allestito dalla Regione Marche, è stato svelato il ricco palinsesto degli appuntamenti. Si parte con Tipicità Festival al Fermo Forum dal 7 al 9 marzo, quindi Tipicità in Blu ad Ancona dal 21 al 24 maggio e poi le oltre 30 iniziative diffuse su tutto il territorio regionale nelle quali si articola il Grand Tour delle Marche. Gli onori di casa aspettano al direttore di Tipicità, Angelo Serri. Al suo fianco Anna Casini, vicepresidente della Regione, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, il responsabile marketing del Banco Marchigiano, nuovo project partner, Stefano Ceccarini, il presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, l'assessore alla cultura del comune di Ancona, Paolo Marasca. Presenti, come oramai nello spirito degli organizzatori, anche molti sindaci e assessori dei comuni coinvolti, nonché gli imprenditori partner. Angelo Serri, la BIT per Tipicità, ma tutto quello che riguarda questo grande brand che poi richiama e comprende anche altri eventi. Naturalmente l'attesa è per l'appuntamento di marzo, però essere qui che valore ha per Tipicità? Soprattutto ha un valore di contatto, qui incontriamo tutti i nostri amici, sia delle Marche che ci seguono, e quindi parlo di voi rappresentanti della stampa che siete in trasferta per noi e anche degli imprenditori che fanno parte della squadra di Tipicità. Poi qui incontriamo altri imprenditori di altri territori, altri tour operators, portiamo avanti ed allacciamo nuove relazioni e soprattutto la stampa nazionale di settore che viene qui proprio per, avete visto quanta gente era alla nostra presentazione, viene qui per Tipicità perché ormai negli anni ci hanno conosciuto e ci seguono e ci assistono, direi. La Regione si è guadagnata questo riconoscimento di Lionel Planet, c'è anche un po' di Tipicità su questo, no? Si è parlato della cura del territorio, si è parlato di un'immagine che pochi conoscono ma sulla quale il festival e tutta questa progettualità ha lavorato. Ma diciamo che il sistema Marche, senza dare meriti a qualcuno in particolare, è tutto un sistema che finalmente si muove all'unisono. Noi non eravamo molto portati a collaborare, diciamo che c'è stata una inversione di tendenza che è ancora in atto forte e questo penso sia un primo importante risultato di una convergenza di sinergie tra i vari soggetti che operano sul territorio. Assessore, la BIT come vetrina internazionale, le Marche come luogo ideale per venire in vacanza e poi tante occasioni per conoscerle e scoprirle anche attraverso le Tipicità. Sì, attraverso le Tipicità, Tipicità poi diciamo ormai è diventata l'occasione per mostrare tutte le qualità delle Marche, le qualità dico perché le Marche sono plurali anche nella qualità, qualità enogastronomica, qualità paesaggistica, qualità delle produzioni, qualità anche dell'ambiente. Noi abbiamo puntato molto per accrescere queste qualità e in Tipicità possiamo mostrare sia le qualità diciamo dell'entroterra sia le qualità del mare. È un festival che è partito secondo un format ma che poi ha saputo anche rinnovarsi e rischiare, no? Oggi si parla di Tipicità in Blu, si parla del Grand Tour delle Marche proprio in un'ottica di promozione generale del territorio con le sue specificità. Ma forse abbiamo capito che nelle Marche abbiamo tanto da offrire e l'unico modo per poterci far conoscere, farci amare è quello di mostrarci e dimostrare le nostre qualità. Ripeto, noi abbiamo, per esempio, siamo diventati la prima regione biologica d'Italia, ma perché abbiamo investito 108 milioni di euro finanziando 3.500 aziende che nelle Marche hanno aumentato l'export dell'8,6%. Perché puntiamo sul biologico, sugli accordi agroambientali d'Italia?
lavorare sulle filiere, perché noi vogliamo migliorare anche l'ambiente, non soltanto la produzione, e aumentare il reddito del primo anello, che è quello più debole, cioè dell'agricoltore barra allevatore, ma vogliamo anche lasciare ai nostri giovani delle marche ancora più salubri di quelle che abbiamo. Assessore, tipicità in blu, lei ha detto tipicità come strumento che si muove e che regala anche delle suggestioni ad altri luoghi, come ad Ancona, che fa una scommessa e rilancia anche. Ma sì, io credo che il pregio e il grande merito di tipicità sia quello di essere più un movimento che un festival, un movimento che nel tempo ha raccolto tante persone, tanti soggetti privati e pubblici, e che ha la caratteristica di trasformarsi a seconda del luogo in cui si trova. Quindi questo movimento arriva ad esempio ad Ancona, in una città conficcata in mezzo al mare, e si declina tutto in chiave marina, sui grandi temi dell'ecologia, sui grandi temi dell'economia di mare, sui grandi temi del cantiere, della pesca, oltre che naturalmente dell'enogastronomia. È la forza di tipicità quella di in qualche modo coinvolgere tutto il territorio grazie alla sua plasticità, direi. Rilanciate pensando anche a quello che può essere un progetto più ampio che può portarvi a una candidatura per capitale italiana della cultura? Ma noi siamo in lizza, siamo candidati alla capitale italiana della cultura per l'anno 2021. Tra i tanti progetti sicuramente è interessante lavorare assieme a tipicità a progetti che in qualche modo sono eminentemente trasversali, proprio perché tipicità riesce a dialogare con soggetti di tantissimi mondi. Noi diciamo sempre che la candidatura è un modo per dimostrare che la cultura può trasformare la realtà e migliorare la nostra vita. Quindi non è una candidatura che sta chiusa solo nelle stanze dei musei, anche se ovviamente queste sono fondamentali, ma è una candidatura che parla di come cambiare una comunità attraverso la cultura, e quindi tipicità ci entra a pieno titolo. Stefano Ceccarini è responsabile per il marketing del Banco Marchigiano, project partner di tipicità. Come arriva questo accordo, questa collaborazione, che cosa vi aspettate? Noi quando ci siamo incontrati con Angelo Serri e Alberto Monachesi abbiamo trovato subito dei punti in comunione, che sono la volontà di mettere in evidenza le eccellenze marchigiane e soprattutto da parte nostra, attraverso questa iniziativa, trovare le giuste relazioni per aiutare il tessuto marchigiano a rinascere un po' dalla crisi che è iniziata dal 2008 e che ancora oggi perdura. Alla BIT tipicità, alla BIT un'occasione per mettersi in vetrina, lo fanno anche i comuni che già sono all'interno del Grand Tour delle Marche. Per Porto Recanati qual è l'occasione da cogliere? Beh, l'occasione è sicuramente quella di un'ulteriore vetrina, proprio di stare di fronte a tanta gente, di fronte a tante regioni, di fronte a tanti operatori, e illustrare la nostra realtà, le peculiarità della nostra realtà, il nostro voler essere vicino al turista in una forma molto individuale, molto personalizzata, che è diversa dalle grandi recettività, anche se facciamo dei numeri di tutto rispetto, perché in un anno annoveriamo circa 650.000 presenze. E in tutto questo, nel promuovere la nostra realtà, nel promuovere le nostre iniziative culturali, nel promuovere i nostri percorsi ciclopedonali, le nostre scelte green, nel promuovere la nostra città, noi promuoviamo molto volentieri e con tanta forza, con tanto entusiasmo, insieme ai nostri operatori, anche il brodetto, quindi le nostre peculiarità, soprattutto gastronomiche nello specifico, per le quali partecipiamo a tipicità dall'inizio. We'll be right back.
Dalla Bit ci si sposta ad Anci, Lombardia, in pieno centro, per godersi lo spettacolo che offre Piazza Duomo, tanto più in una giornata così soleggiata. L'appuntamento nella Casa dei Comuni è informale ma caloroso, nonché coinvolgente e gustoso. Gli ingredienti, questa volta non solo metaforicamente parlando, sono quelli che hanno reso grande tipicità, qualità, eccellenza, innovazione. Presidente, una grande presentazione per tipicità con tutte le sue sfumature, prima la BIT nello stand della Regione Marche, adesso in Anci Lombardia, proseguendo quella che all'inizio fu una scommessa, una sperimentazione, ora è diventato un vero e proprio progetto e i comuni ne fanno parte con grandissima soddisfazione. Sì, grandissima soddisfazione e grande orgoglio. Nel 2005, insieme con la nostra regione l'Anci, puntammo sull'evento di tipicità. Sembrava che dovesse finire, invece loro sono stati così bravi di allargare l'esperienza al territorio e oggi tutti insieme, come ogni anno, prima la BIT e poi con un'Anci gemella delle Anci Marche, quella Lombardia, a sostenere un bel progetto che ha trovato anche di volta in volta l'idea della promozione della filiera corta del nostro territorio e del saper fare molto bene come le Marche hanno sempre dimostrato. Funziona molto bene anche il Grand Tour delle Marche. Beh, siamo partiti proprio da lì, prima era fermo, devo ringraziare il sindaco perché ha avuto anche la disponibilità di mettere a disposizione di tutti un bel progetto. Oggi non è solo quel pezzo di territorio, ma tutti insieme con il Grand Tour che tocca le aree interne ma anche la costa. Penso che sia un bel messaggio per la Regione Marche. Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, si è detto orgoglioso di ospitare da 28 anni il festival che celebra tutte le eccellenze del Marche Style e proietta le marche di qualità nel mondo. Sindaco Calcinaro, manca davvero poco a tipicità, il grande festival che ancora una volta si tiene a Fermo, da dove tutto è partito. Certo, la presentazione alla BIT e poi qui a Anci dà ancora più risalto a questa grande manifestazione che fa sempre grandi numeri. Beh, ormai da qualche anno tipicità ci ha abituato a tutto questo, a uscire dai confini della nostra città, della nostra regione e fortunatamente anche della nostra nazione, ultimamente con delle missioni all'estero che hanno portato veramente il nome di Fermo anche addirittura fuori dal continente. Questo è molto importante perché tipicità si sta sempre più affermando come un brand regionale estremamente forte. Quest'anno poi avremo una bella novità, credo che con tipicità verrà lanciato il progetto della ristorazione a Montepacini, dove con l'investimento dell'amministrazione comunale abbiamo creato un ristorante per ragazzi disabili e anche per le scuole alberghiere, la scuola alberghiera del nostro territorio, Tarantelli. E naturalmente questo ci sarà laddove c'è una forte già radicamento con un'azienda agricola già utilizzata da questi ragazzi. Credo che sia una bellissima iniziativa. Sindaco, ci sarà ancora tipicità in the city? Ci sarà anche tipicità in the city, quindi sono visitabili tutte le bellezze di Fermo durante i 3 giorni di tipicità con la scontistica relativa. Ci sarà anche una bella novità, la lanciamo la banda della Polizia l'8 marzo, nel pomeriggio dell'8 marzo, la Banda Nazionale della Polizia di Stato ad accompagnare tipicità in the city e ovviamente anche la Festa della Donna. Tantissimi contributi dalle comunità locali. Maika Gabellieri, assessore al turismo di Civitanova, si appresta a varare la 3ª edizione di Gustaporto. Rita Soccio, assessore alle culture di Recanati, ha annunciato l'anno dedicato a Beniamino Gigli. Alessio Terrenzi, sindaco di Sant'Elpidio a Mare, comunica le manifestazioni che saranno dedicate ad Andrea Bacci. Civitanova Marche e tipicità, un rapporto iniziato qualche anno fa ma che si è consolidato e un'opportunità anche per questo territorio per farsi conoscere. Oggi la BIT e Anci, insomma una bella vetrina.
È un rapporto che è nato da pochi anni, ma ho visto subito le potenzialità di questa bellissima rete sul territorio, quindi ne abbiamo aderito. Ne abbiamo aderito inventando un nostro evento nel nostro territorio come Gustaporto. È stato un evento veramente che ha saputo racchiudere le caratteristiche della nostra città, mettendo in evidenza sia l'aspetto culturale che economico. È un evento addirittura che ha una rilevanza nella nostra città molto importante, perché apre la stagione estiva. Infatti si svolge nel primo weekend di giugno. Siamo alla terza edizione e si promette veramente un'edizione spumeggiante. Intanto l'antipasto è questo grande festival al Fermo Forum, 3 giorni, sempre grandi numeri, e anche Civitanova Marche ci sarà. Assolutamente sì, ci saremo, una fiera di promozione turistica davvero importante che apporta i suoi numeri. Civitanova ci sarà e ci sarà anche la protagonista. Rita Socio, assessore alla cultura e al turismo del comune di Recanati, che con tipicità ha iniziato un percorso che ha trovato spazio anche alla BIT per evidenziare una delle sue eccellenze, cioè Beniamino Gigli, e che sarà presente anche nel Grand Tour, insomma una partnership che prosegue convintamente. Sì, devo dire che tipicità, appunto, con Recanati acquisisce anche la parte della cultura, perché noi come città della cultura ovviamente promuoviamo le nostre eccellenze, che sono Leopardi, ma quest'anno celebriamo Beniamino Gigli. A 130 anni dalla nascita e 100 anni dal suo debutto al Metropolitan di New York, devo dire che è un'eccellenza non solo recanatese e marchigiana, ma direi proprio nazionale, perché non dimentichiamo che l'opera è nata in Italia e Beniamino Gigli è un idolo conosciuto veramente in tutto il mondo. In questo festival ha spazio appunto a tante cose, parte come occasione per conoscere le tipicità enogastronomiche, ma ha saputo guardare al territorio e aprirsi. Assolutamente, tanto più che noi per celebrare Beniamino Gigli quest'anno apriremo il Museo della Musica, grazie anche alla Regione Marche che ha finanziato questo progetto. È un progetto di art bonus con i privati, perché noi a Recanati abbiamo il distretto musicale con le chitarre della Eco, l'FBT e tante altre aziende che appunto, l'organetto di Castagnari, non lo dimentichiamo, che appunto hanno deciso di dare un contributo per questo museo, che sarà uno spazio non solo della musica ma del suono, quindi della voce del grande Beniamino Gigli, ma anche di musicultura, quindi anche delle voci giovani. Quindi tipicità, noi veniamo con il nostro patrimonio che è appunto la cultura, la musica, il suono, l'opera, la lirica e con il grande tenore Beniamino Gigli. Tipicità come occasione anche per le amministrazioni comunali e per i territori di farsi conoscere, di uscire dai confini, di promuoversi. Sant'Elpidamare, da questo punto di vista, sindaco, che operazione sta facendo? È una importantissima vetrina per il nostro territorio fermano, ma io parlo per la mia città, la città di Sant'Elpidio a Mare, e ringrazio Tipicità per il grande lavoro, il grande sforzo che fa proprio per promuovere i nostri territori, le nostre eccellenze e le nostre tipicità. Devo dire che noi abbiamo rinnovato la partnership, addirittura ampliata, perché noi con loro siamo riusciti ad andare oltre i confini nazionali. Infatti organizziamo eventi in Bielorussia, in Ungheria, tanto che il 6 di marzo arriveranno a Sant'Elpidio a Mare, a Fermo, al Fermo Forum, uno chef bielorusso, uno chef ungherese, e che insieme alla nostra Barbara Settembri della Locanda dei Matteri organizzeranno una cena a 6 mani. Ognuno di loro prepareranno un piatto tipico della loro nazione e lo presenteremo ai giornalisti italiani ed esteri presenti. Senza dimenticare la storia che ha Sant'Elpidio a Mare, quindi le sue tradizioni, il suo medioevo così importante che può interessare tanti altri turisti. Assolutamente, infatti noi con questa occasione siamo riusciti a portare in queste nazioni il nostro gruppo storico, gli sbandieratori della rievocazione storica più antica delle Marche, che quest'anno siamo arrivati alla 68esima edizione della Contesa del Secchio, e quindi questo serve anche per promuovere quello che è il nostro medioevo. E addirittura a Tipicità promuoveremo una delle figure più importanti della nostra città, Andrea Bacci.
Oltre 300 i partner pubblici e privati che alimentano il brand di tipicità nelle iniziative marchigiane e nelle sempre più frequenti puntate sullo scenario internazionale con il format Taste Mark Experience, che dopo la recente uscita canadese prevede ad aprile una tappa a Londra. A Milano presenti anche molti dei numerosissimi partner privati di tipicità, i quali hanno contribuito alla presentazione capitanati da Marco Moreschi, direttore generale di Banco Marchigiano Project Partner del Festival. Inizia una nuova partnership, arrivata come e con quali aspettative? Il Banco Marchigiano ha dichiarato di volere confermarsi come una realtà di sistema nel territorio marchigiano. E devo dire che questo matrimonio è nato nell'assoluta naturalità con un ente che fa della promozione del territorio un caso ormai di successo da molti anni. Ci unisce la stessa visione, cioè la volontà di fare sistema, di creare relazioni e di vincere insieme la nostra partita con tutti i principali protagonisti del territorio, e quindi non potevamo che unirci in matrimonio. Come sarete presenti a fianco di tipicità? Ci sarà uno stand? Sarete presenti in qualche modo? Assolutamente sì, avremo un altro stand, abbiamo condiviso anche una serie di iniziative all'interno di tipicità proprio con l'intendimento di costruire questa comunione, questa relazione. Abbiamo portato altri nostri partner recenti, quali per esempio lo Sferisterio di Macerata, per arricchire ancora di più il parterre des rois di tipicità, e quindi saremo presenti, saremo supporter, saremo di fianco, saremo promotori e insieme ci giochiamo questa partita. Valerio Ortolani, Marketing e Communication Manager di SO4, una nuova realtà che si avvicina a questo gruppo, a questa squadra che si caratterizza per il Festival di Tipicità, ma non soltanto. SO4 è un'azienda che si occupa di produzione di packaging per alimenti freschi. Ci siamo conosciuti tramite Unicam, che è l'Università di Camerino, che da ormai 10 anni è il nostro reparto ricerca e sviluppo, perché il nostro posizionamento è focalizzato sulla creazione di packaging innovativi che aiutino il consumatore nel consumo quotidiano di alimenti. Come sarete presenti al Festival di Tipicità? Saremo presenti presentando in anteprima il nostro nuovo Eco Packaging System, che è un sistema ovviamente per l'ecosostenibilità, e presentando tutta la linea per il settore Horeca. Tipicità è una squadra di persone affiatate, ma come tutte le squadre che si rispettano inseriscono anche dei nuovi acquisti, delle new entry. È il caso di Roberto Agostini, che rappresenta Molino Agostini, una realtà che sta a Montefiore dell'Aso e che come è arrivata a Tipicità, con quali aspettative, che cosa vedremo? Tipicità è tanti anni che ormai lo facciamo da semplici espositori. Quest'anno spero per meriti che lo staff Tipicità ci ha scelto come partner e ci ha dato un grande compito, quello di responsabilità sotto l'aspetto del food. Il tema principale sarà la pizza quest'anno, quindi avremo tanti pizzaioli che proporranno i loro condimenti e le loro tecniche di impastamento. Noi nasciamo come Molino, ci trasformiamo 20 anni fa in biologico e da 20 anni seguiamo questa ispirazione. Il biologico, il prodotto sano, il prodotto a chilometro zero, aziende locali con cui facciamo contratti di semina per garantirci la qualità e per garantire a loro il giusto compenso per i loro sforzi. Da quello iniziamo a fare farine, ovviamente per pizza, per pane, per dolci, per qualsiasi utilizzo, e poi ci spostiamo anche sulla pasta. Da 7 anni ormai facciamo anche la pasta di grano marchigiano, di grano duro, di cappelli, di farro, tutto in biologico, tutto con la garanzia della nostra terra.
ha stupito il Mixology Cocktail proposto da Luca Facchini e Gianmarco Di Girolami dell'Accademia di Tipicità, con il contributo dell'Istituto Alberghiero Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Gradimento alle stelle per le bibite Paoletti abbinate ai prodotti Gingarbì. Finale da standing ovation per il tributo a Beniamino Gigli, magistralmente eseguito dal tenore Dario Ricchizzi, accompagnato dal maestro Riccardo Serenelli, a simboleggiare l'iconico varo del vascello di Tipicità verso un anno così intenso che prevede anche l'Expo Universale di Dubai.